Chi non vorrebbe correre più velocemente e più a lungo? Per raggiungere una determinata distanza, ad esempio una maratona, è sufficiente aumentare la durata e il numero di chilometri percorsi fino a raggiungere quel determinato obiettivo. Molto spesso però correre 21, 42 o più chilometri non ci basta. Vogliamo farlo nel minor tempo possibile. E qui viene il difficile. In questo video vedremo come fare per correre più velocemente una distanza maggiore. Per ottenere la nostra miglior prestazione, dobbiamo diventare abili a correre velocemente e mantenere quel determinato ritmo per tutta la durata della gara. Che sia una 5 km o una maratona, esistono dei pilastri fondamentali che ti permetteranno di migliorare le tue prestazioni. Il primo è la costruzione della base aerobica. Senza un buon motore aerobico, difficilmente riusciremo a mantenere un'intensità elevata. Considera che la maggior parte dei top runner corre circa l'80% del proprio volume settimanale ad intensità aerobica. Per essere sicuri di rimanere nella nostra zona aerobica, dovremo allenarci al di sotto dell'80% della nostra frequenza cardiaca massima o essere in grado di sostenere una conversazione articolata con il nostro partner di allenamento. Il segreto per migliorare la base aerobica è aumentare il volume settimanale, aumentando la durata dei nostri allenamenti a bassa intensità. Questo ci permetterà di migliorare il passo aerobico, ovvero la velocità a cui corriamo il fondo lento, e ci permetterà di tollerare e capitalizzare maggiormente i lavori di qualità. Abbiamo già parlato di questo argomento in diversi video. Ti lascio i link in descrizione per approfondire. Sostanzialmente, per aumentare il volume aerobico settimanale abbiamo due strade: aumentare il numero di attività aerobiche oppure la loro durata, in maniera graduale e nei limiti del carico di allenamento sostenibile per noi. Attenzione, per correre più velocemente e più a lungo non è sufficiente correre solamente a bassa intensità. Tutt'altro. Purtroppo ultimamente sta passando il messaggio che correre a ritmo facile in allenamento sia sufficiente per correre forte in gara. Correre solamente a bassa intensità ci permetterà di migliorare e diventare più efficienti a correre lentamente. Ma quando cerchiamo un ritmo più intenso, difficilmente sarà sostenibile per poco più di qualche minuto. Figuriamoci per una mezza o per una maratona. E qui entra in gioco il secondo pilastro, ovvero gli allenamenti di qualità, con attività a ritmo gara, allenamenti in soglia anaerobica e di capacità aerobica. Gli allenamenti ad alta intensità sono come il lievito in una torta, troppo o poco e la ricetta non riesce. Per mantenere un ritmo intenso è fondamentale abituare il corpo a sostenere una determinata velocità. Bisogna insegnare al nostro fisico a tollerare e smaltire velocemente il lattato, a resistere alla fatica e a controllare il ritmo per evitare di finire fuori giri. Se dovessi scegliere una metodologia di allenamento di qualità trasversale per tutte le distanze, non potrebbe che essere la tempo run. La tempo run è un allenamento a ritmo costante, dove cerchiamo di mantenere un ritmo scomodo ma sostenibile. Dovrebbe corrispondere alla più alta velocità che siamo in grado di sostenere per al massimo 60 minuti. Questo ritmo, per la maggior parte dei runners, si attesta tra il passo di una 10 km e quello di una mezza maratona. A livello fisiologico, la tempo run permette di aumentare la soglia del lattato, il che consiste nell'essere in grado di correre più velocemente prima che i livelli di lattato nel sangue aumentino significativamente. Tornando all'esempio dei professionisti, la scuola keniana, capitanata da Kipchoge, campione del mondo in maratona, utilizza costantemente le tempo run, arrivando a correre distanze anche oltre i 40 km, ad un ritmo intorno alla loro soglia aerobica. Correre molti chilometri a ritmo intenso e costante non è semplice. Per questo motivo è importante allenare anche la mente, che molto spesso ci farà rallentare prima del necessario. Una strategia che utilizzo e che consiglio di utilizzare a chi si affida al nostro percorso di coaching è quella di inserire delle tempo run durante le gare del weekend. Correre in gruppo è più stimolante e lo sforzo percepito diventa minore. Ovviamente dobbiamo essere bravi a gestire il ritmo stabilito e non strafare. Purtroppo in alcuni soggetti le gare mettono ansia e diventano controproducenti. In questo caso consiglio di svolgere le tempo run correndo magari con un gruppo di amici che corre a quel determinato ritmo, oppure chiedere ad un runner più in condizione di noi di aiutarci a sostenere questo tipo di allenamento. Prima di proseguire, se ti sta piacendo questo video, ti chiedo di mettere un mi piace e di aiutarmi a condividerlo con i tuoi amici runners. Se questo video supererà i 1000 mi piace, faremo un altro contenuto specifico sul tema correre più veloce e più a lungo.
Inoltre, se non l'hai ancora fatto, ti chiedo di supportarci iscrivendoti al canale. Basta cliccare sul bottone qui sotto per restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti e le novità. Allenare la resistenza e la velocità non è sufficiente. Dobbiamo anche allenare la forza muscolare per sostenerci durante la corsa. Esistono diversi strumenti per rafforzare la muscolatura specifica dei runners. I due principali sono gli esercizi di potenziamento muscolare e l'utilizzo delle pendenze. Consiglio a qualunque runner di dedicare almeno una seduta a settimana specifica al potenziamento muscolare. Qui sul canale trovi diversi contenuti al riguardo. Ti consiglio di iniziare con esercizi multiarticolari a corpo libero e carico naturale, come ad esempio lo squat, gli affondi, lo step e i saltelli. Per rendere questi esercizi specifici alla corsa è preferibile un alto numero di ripetizioni e un basso tempo di recupero. L'altro strumento sono le pendenze, conosciute come la palestra del runner. Infatti, salita e discesa permettono di rafforzare la muscolatura e migliorare la tenuta. Ovviamente possiamo sfruttare in mille modi diversi salite e discese. Anche qui trovi diversi spunti sul canale. In questo video mi soffermerò sull'allenamento collinare, che li racchiude entrambi. L'allenamento collinare ci permetterà di lavorare sulla tolleranza alla fatica e sulla spinta nei tratti in salita, mentre in discesa stimoleremo la tenuta e la risposta neuromuscolare, portando il corpo a velocità maggiori rispetto al piano. Tornando all'esempio dei fortissimi atleti keniani, non è un mistero che molto spesso le loro tempo run vengano eseguite proprio sul percorso collinare per ricercare questi stimoli. Per correre più veloce dobbiamo diventare più economici. Più il gesto sarà efficiente, maggiori saranno le prestazioni. Quanto visto fino a qui ci permette di migliorare la base aerobica, la tolleranza lattacida, la forza e la resistenza muscolare. Ma c'è un altro aspetto di cui sono ossessionato che ti permetterà di fare il salto di qualità. Sto parlando della tecnica di corsa. Una corsa efficace riduce il tempo di contatto a terra, aumenta l'elasticità, riduce i costi energetici e il rischio di incorrere in infortuni. Ho parlato spesso di tecnica di corsa qui sul canale. Trovi una playlist interamente dedicata a questo argomento che ti consiglio di andare a guardare. E qualora volessi fare il salto di qualità, ti ricordo la possibilità di affidarti al Running Screening, dove andrò personalmente ad analizzare la tua tecnica di corsa e fornirti gli esercizi più adatti a te. Come al solito ti chiedo di scrivere qui sotto nei commenti per farmi sapere le tue considerazioni ed eventuali domande. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!